Buongiorno ragazzi, oggi siamo a Roma. Questa è la vista della nostra stanza. Siamo proprio attaccati alla stazione, però abbiamo una bellissima terrazzina qua. Bene, qui c'è Tomas che si è già messo gli occhiali da sole. Buongiorno, buongiorno. Adesso stiamo per andare da Limoni perché ci sarà un incontro, ma non un incontro come al solito. Oggi farò una specie di scuola di trucco, potrete chiedermi i vostri, insomma, i miei consigli, o potrete chiedermi, insomma, qualsiasi cosa riguardo il trucco, e faremo proprio una make-up lesson assieme, un tutorial dal vivo, se vogliamo chiamarlo così. Quindi sono parecchio emozionata. Siamo arrivati da Limoni, dite a Tomas che gli sta bene questa pettinatura, perché lui vuole sempre intirarsi i capelli verso l'alto, io l'ho costretto a farli così. E se anch'io ho i capelli che oggi non mi stanno, ma più o meno. Te stanno bene invece a me. Non è vero, secondo me sei perfetto. Questa è la location, andiamo a spiare un attimino. Tra l'altro questo Limoni è gigantesco, è gigantesco. E noi saremo qui, io sono arrivata un po' prima e lì stanno allestendo tutto quanto quando arriverete voi. Quindi adesso vediamo un pochino i prodotti Smashbox che userò poi. E niente, sono emozionata. Stanno facendo vedere tutto l'assortimento Smashbox. Naturalmente mi sono fissata subito sui rossetti e mi stanno facendo vedere un primer che trasforma qualsiasi rossetto in un rossetto opaco. Lo applichiamo sopra. Praticamente il mio sogno della vita. Si tampona. Oddio, che figata! E diventa opaco! Fantastico! Vuoi vedere come si chiama? Instamatte. Ho appena scoperto un blush che è trasparente. Qua è totalmente trasparente, ma nel momento in cui lo stendi, con il calore del corpo si colora e diventa rosato, questo effetto naturale. Figata. Un sacco di prodotti mai visti! Wow! Gloss tradizionali. Poi abbiamo BB Water, che è una BB con una testura ad acqua, ricchissima di acido ialuronico. E la versione chiara? La Fairlight, ne esiste una ancora più chiara, però è molto rosata e sarebbe quasi troppo anche per me, te, diciamo. Poi abbiamo BB, sì, entrambi, guarda, con una copertura davvero elevata. Non pensiamo alla classica crema idratante colorata. Queste si ispirano molto al concetto di BB, diciamo, orientale, che è una sorta di pre-make-up. L'ho vista a Tokyo. Esatto, che sono molto coprenti. Si ispirano proprio a questo concetto. Punta, la consumiamo. Quindi è diventata così. Ah, il temperino nel tappo, quindi quando tu chiudi... Che figata! Torna perfetta. Fantastica, incredibile. Scent exposure, fibre ondulate, quindi effetto allungante. Questo fantastico. Noi consigliamo scovolino anche adatto. Voglio al ciglia corte. Voglio far vedere il risultato su di te, perché le hai lunghissime. Anche quelle sotto sono lunghissime. Tu hai usato questo? Lui, esatto. Scovolino anche adatto alle ciglia più corte, quindi perché è molto compatto. No, questi sono i rossetti che ho provato, cioè guardate, notare, ovviamente ho provato quasi tutti matte, ma questo colore in particolare, questo prugna scuro, ma anche questi rosati nude, fantastici, non so se rende dalla videocamera perché dal vivo sono molto molto meglio, bellissimi. La prima cosa che mi dicono tutti oggi è: sei andata di qua, cioè vi giuro, queste volte sono in ballerina, non mi sono mai finita. Ne ho fatte mille, poi una, vai. Fai la prima, tutte quelle. Belle. Sono congelata. Alla cipria. Incredibile, ma vero, ma... Perché di solito i prodotti in crema non si possono usare sopra quel mio colore, invece comunque si può, ed è, insomma, fantastico. Poi provate, li avete qua, quindi potete testare, provare, picchiettare sul viso, insomma, quello che vi sto dicendo avete qua, quindi provate. Poi mi piace che loro hanno un sacco di tonalità, hanno la tonalità del fondotinta, che è quella più chiara, che ne parlavo con lei, che anche lei è chiara come me, quindi siamo fortunate perché ci sta
a pennello, che è la 05, giusto? 05, esatto. E poi anche la stessa cosa per il correttore, ne ha uno che è chiarissimo. Esattamente. È due palle, c'è due. È bellissimo questo qui. Sì, è tanto sostenibile. Io mi ricordo di dopo aver applicato la cifra non puoi più stendere prodotti in crema, specialmente un primer, invece questo sì, è fatto apposta e si può usare sia prima finché che dopo, e appunto ti aiuta, è tipo un filtro, ma senza filtro, più un filtro di Instagram, più make up, perché la stessa ragazza è venuta anche oggi, bravissima, mi ha portato un altro disegno fantastico, a parte che ha previsto il mio outfit, quindi tu hai delle doti da medium e neanche lo sapevi. E poi c'è anche il gatto Denver, tutti i prodotti, e gatta stellina, fantastico. Tommaso l'ha detto, lo scoppio dei palloncini, e dentro c'è il primer, yeah! Idea Allora, cosa volevate dire? Ciao! Ciao! Baci! Anche Tomas, baci! Siamo tornati in stanza, siamo usciti a cena con degli amici di Tomas, che c'è un suo grande amico che vive qua a Roma, quindi ci siamo visti con lui e insomma non potevo filmare perché tante volte voi lo sapete, poi non posso includere sempre gli altri nei miei video, ma insomma abbiamo passato una bellissima serata, io ho bevuto anche un bel po' di prosecco, quindi mi gira anche la testa, diciamoci la verità, e adesso siamo tornati in albergo e andremo a nanna, anche perché è parecchio tardi, domani facciamo colazione e poi ripartiamo subito per l'aeroporto, andiamo a nanna e lunedì mattina si parte per Bologna, quindi on the road. Tomas, vuoi dare la buonanotte anche tu? Lacconoc in sloveno, buonanotte, ciao. Bonjour, sono sul treno da Trieste a Venezia e poi Venezia a Bologna, sono sul freccia bianco, freccia argento, blu, non lo so, sto mangiando un biscotto, questi sono super super buoni. Poi ho preso una spremuta e poi ci incontriamo finalmente a Bologna, sempre per Smashbox, quindi sono molto molto contenta e mi vedete completamente struccata, ma mi sono portata dietro i trucchi, quindi mi truccherò in treno, non so cosa ne uscirà, ma proveremo, speriamo bene. Questo è il trucco, il risultato del trucco in treno, vi prego ditemi che è decente, perché cioè, ho fatto del mio meglio, soprattutto con l'eyeliner in treno, non è facile, vi sfido, non è facile. Comunque mi sa che adesso ho cambiato treno qua a Mestre e mi sa che il treno è in ritardo tipo di mezz'ora, grazie Trenitalia, quindi non so neanche se avrò tempo per il pranzo. Ma sì, no, non lo so, sembra che a Bologna piova, vabbè, qui invece c'è un bel sole e oggi è il mio compleanno, cioè mi sembra stranissimo, ancora quella sensazione strana di quando sei piccolo che è il tuo compleanno e tu non lo so, sai che è un giorno speciale, non so se sapete di quello che sto parlando, però è una bella sensazione, ma anche se è il mio compleanno sono comunque contenta di vedervi e di passare una giornata con voi a Bologna. Tipicamente avremmo fatto più chiaro, evita di fare statuine, come si chiama quel gioco? 1, 2, 3, 4, 5, mi sono girato su tutto il mondo. Fantastica. Yeah! Grazie, volevo filmarla, eccola la super torta, che sorpresa ragazzi, grazie. Ragazze, sono in treno e sto tornando.
tornando da Bologna a Trieste. Tra l'altro ho preso l'unico treno che penso sia diretto, cioè l'unico dell'anno che è diretto per Trieste, perché nessuno ci va a Trieste. Quindi sono super super stanca veramente, infatti ho gli occhi tipo rossi perché non dormo da una settimana. Però sono molto molto felice, anche perché siete venute in tantissime a Bologna. Io vi ho avvisate tipo ieri, praticamente un giorno prima, e non sono riuscita a fare il video dedicato, quindi è stata veramente una cosa fatta all'ultimo. Però sono contenta perché eravate in tantissime, siete state dolcissime, vi ho dato tanti consigli sul trucco, ho fatto tantissimi make up oggi, devo dire, ho truccato tante ragazze. E poi quelli di Smashbox sono stati carinissimi, perché visto che oggi era il mio compleanno mi hanno fatto una torta sorpresa con la candelina, e poi era la torta che quando la tagli era tutta arcobaleno dentro, una figata pazzesca. E tutte voi mi avete cantato tanti auguri, mi avete portato un sacco di regalini, che alcuni sono qua, cioccolatini, veramente, cioè una figata pazzesca. Quindi vi ringrazio tanto tanto tanto, e ringrazio anche Smashbox che mi ha dato l'opportunità di incontrarvi a Roma, di incontrarvi a Bologna, che per me incontrare voi è sempre il massimo di quello che faccio, la cosa più bella. E niente, adesso finalmente me ne andrò a nanna, penso che domani, non mi sveglierò prima delle 8 di pomeriggio, e quindi vi do la buonanotte. Ciao.